Bentornati sul canale. Oggi siamo in Alto Adige e per la precisione a Vipiteno. Abbiamo deciso di visitare questa zona dato che sappiamo che qui ci sono i mercatini di Natale più belli d'Italia, o tra i più belli d'Italia comunque, e dato che io sono un pochino fissata con il Natale, abbiamo deciso di inaugurare dicembre con questo viaggio. Può essere che stasera nevicherà, quindi aspettiamo di scoprire se riusciamo a vedere i mercatini con la neve. È un posto abbastanza conosciuto, ma noi non l'abbiamo mai visto con i nostri occhi, quindi abbiamo approfittato del periodo di mercatini per visitarlo. Seguiteci nel video. Vipiteno è un piccolo borgo alpino dal grande fascino. La prima cosa che noterete appena arrivati in centro sono le splendide case colorate che rendono le vie principali dell'abitato inconfondibile e a dir poco spettacolare. Non sembra un paesino delle fiabe, tutto colorato così. La Torre delle 12 è il simbolo della città e divide la zona pedonale in due parti, la città vecchia a nord e la città nuova che si estende a sud fino alla piazza fuori porta. Quest'ultima è la parte più caratteristica di Vipiteno, con portici e insegne storiche delle locande ancora visibili. Ogni casa è un piccolo gioiello da ammirare. Durante il periodo natalizio, precisamente dal 26 novembre al 6 gennaio, si svolge uno dei 5 mercatini di Natale originali dell'Alto Adige e questo borgo, già di per sé bellissimo, diventa speciale. Si respira un'aria di festa, allegria e serenità. Non è ancora nevicato, ma non perdiamo le speranze, sono le 5 meno un quarto, c'è ancora tempo. Appena il sole scende e si accendono le luminarie, vi sembrerà di essere in un sogno. I profili di tutte le case sono illuminati da piccole luci bianche. Ci sono canzoni di Natale nell'aria e profumo di mele e vin brûlé. Le 25 campanelle del carillon installato sulla Torre delle 12 suoneranno tutti i giorni alle 17 una melodia natalizia. Non perdetevelo assolutamente se passate in zona in questo periodo. Dopo aver cenato ed esserci riscaldati un pochino, facciamo un ultimo giro ai mercatini. Io, insieme a un delizioso brûlé di mele, assaggio un dolce crema pasticcera e mela, mentre Paolo sceglie un classico crafen alla crema. Inizia a nevicare mentre ci avviamo verso l'hotel e avere il paese tutto illuminato quasi solo per noi è stupendo. I mercatini sono chiusi e la neve non si è ancora vista, anche se sta scendendo qualche fiocchettino, ma noi andiamo a dormire magari domani mattina. Chi lo sa, ci svegliamo con una nevicata incredibile. Ed è così che la mattina dopo ci svegliamo in una Vipiteno versione invernale. Guarda, com'è tutto bianco, quasi come il mio maglione. In una notte soltanto ha nevicato parecchio, ma siamo davvero felici di vedere qui la prima neve della stagione. Tolto il grosso dalla macchina, prima di metterci in strada verso la prossima tappa, dovevamo rivedere un'ultima volta il borgo, questa volta coperto da un manto bianco. Facciamo una colazione veloce e ci dirigiamo a Bressanone per un altro mercatino di Natale. Su una piccola collina a 2 chilometri da Vipiteno si trova il bellissimo Castel Tasso. Ci ha colpito molto la sua vista mentre stavamo guidando in direzione Bressanone e così abbiamo deciso di fermarci per vederlo da vicino. Purtroppo non abbiamo potuto visitarlo all'interno, dato che è aperto al pubblico dal 2 maggio al 10 novembre. Bressanone ci ha dato l'impressione di essere molto più città, più grande rispetto a Vipiteno e non con l'aspetto di un borgo. Viene considerata la più antica del Tirolo. Il suo centro pedonale è davvero molto curato, con diverse porte di accesso che segnalano l'inizio del nucleo antico del paese. Le vie e le vetrine sono decorate a festa, ma la protagonista indiscussa è Piazza del Duomo. Molto ampia e scenografica, qui si trovano i mercatini di Natale. Nelle tipiche casette di legno ci sono solo prodotti che sono stati realizzati o rifiniti in Alto Adige.
Da non perdere in questa piazza il bellissimo chiostro del Duomo, con affreschi incredibilmente ben conservati sulle volte. Per concludere in bellezza il nostro viaggio, abbiamo deciso di guidare fino alla meravigliosa Val di Funes. Il paese di Santa Maddalena si trova a solo 30 minuti da Bressanone e non volevamo perdere l'opportunità di vedere un luogo tanto bello che era nella nostra wishlist da un bel po' di tempo. Non siamo stati molto fortunati con il meteo e non siamo riusciti a vedere le Dolomiti che da qui con il bel tempo ci avrebbero offerto uno spettacolo impagabile, ma anche con la neve dobbiamo ammettere che il panorama non era niente male. La visita alla chiesetta di San Giovanni Ranui, isolata in questo prato immenso coperto da una coltre di neve, ci ha regalato momenti di pace e silenzio in mezzo alla natura ed è stata una conclusione incredibile per il nostro breve viaggio in Alto Adige. Ed è proprio da qui che vi salutiamo. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se volete sostenerci nel nostro lavoro, iscrivetevi al canale. Lasciate un mi piace e scriveteci nei commenti se avete un mercatino di Natale da consigliarci. Attivate la campanella per non perdervi il prossimo video in uscita. Vi portiamo in un posto incredibile, all'estero finalmente, dopo un anno di viaggi in Italia. Anche due. È vero, anche due, sì. E niente, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.